Salve, io sono Giulio Fortunio, sono il funzionario comunale che nel comune di Cinisello Balsamo segue le attività bibliotecarie culturali e quindi seguo anche i partiti. Il comune di Cinisello Balsamo fa parte di quell'enorme conurbazione a nord di Milano molto grande. Noi siamo un comune di 75.000 abitanti, ma la conurbazione è unica, se vogliamo possiamo parlare anche di un paio di milioni di persone, tutta questa unica massa, diciamo. E facciamo parte però di CSBNO, che è un insieme di 32 comuni e 700-800 mila abitanti. Vi dico prima io delle cose relativamente un po' alla storia e ai dati di funzionamento e di gestione del Bertini, e poi passo la parola a Franca De Ponti, che è la mia collega che dipende dal CSBNO, ma lavora anche al Bertini e segue anche la programmazione delle attività culturali. Abbiamo voluto, allora, Bertini si chiama Bertini perché in verità prima era una scuola, questo è il Bertini prima della seconda guerra mondiale, era una scuola Cadorna, una scuola elementare nel pieno centro del paese. Poi è andata in disuso, è andata a pezzi negli anni 80 e l'amministrazione negli anni 90 ha deciso che doveva diventare un centro culturale, che ospitasse una biblioteca, ma che fosse anche un centro per le attività più varie, spostando quindi il polo da una villa storica, che era una vecchia villa di campagna, grande ma inadeguata del XVII secolo, a questo posto. Quindi si è voluto comunque mantenere, poi lo vedrete, la facciata, ma tutto il resto è stato completamente sventrato di fatto, in maniera tale da mantenere in centro un luogo identitario dove vivere e sviluppare relazioni, però in un posto che la gente riconosceva molto, no? Perché ci hanno fatto le scuole elementari, è stata la sede nel 45 del comando partigiano, insomma molto. Però nome Cadorna, per ovvie ragioni storiche, non ci andava bene, quindi è stato fatto un po' una consultazione popolare, è venuto fuori l'idea di Bertini. L'idea di chiamarlo il Bertini, non biblioteca, non perché non fosse una biblioteca, ma perché si voleva in qualche modo vincere anche in questo caso la paura della soglia, nel senso che uscire da quel 15% di tesserati e sfondare su un pubblico più ampio. Adesso forse stanno cercando una visualizzazione diversa, però. Come vedete, quindi è rimasta la facciata, tutto il resto è stato rifatto, è stato collegato con una metrotranvia che collega al centro di Milano. E è stato fatto, la cosa importante, a parte che è stato detto anche prima dalla collega, anche noi abbiamo seguito un percorso molto importante, nel senso che si è deciso, uno, di non stare in una villa storica, perché le ville storiche hanno un sacco di problemi di tenuta delle solette, di sovrintendenza, non puoi spostare i muri, per cui andare in un posto nuovo, seppure centrale. Però è stato fatto prima un progetto biblioteconomico, fatto da un bibliotecario molto in gamba, ben conosciuto in Lombardia, Conti, questo nel 98. Questo progetto biblioteconomico è stato vincolante per gli architetti che nel 2000 c'è stato un progetto europeo e si è identificato uno studio di architettura che doveva rispettare vincoli del progetto biblioteconomico, che dava le metrature, le funzioni, la localizzazione e il mantenimento della facciata. Vinsero degli allora giovani, adesso un po' meno, architetti, ingegneri romani. Un paio di loro erano stati allievi di Massimiliano Fuksas, e questo secondo me un po' si vede comunque nel fatto dell'ariosità, degli spazi completamente aperti e molto modulabili. Il percorso è stato poi lungo perché il cantiere si è aperto con un regime puramente pubblico e è andato avanti dal 2006 al 2012. Nel frattempo noi abbiamo rifatto un progetto gestionale andando a girare l'amministrazione, attenzione che avremo bisogno di tot persone, di tot soldi, di tot budget. Avevamo stimato un budget di 2 milioni e mezzo all'anno, quindi adesso ne spendiamo più o meno 2 milioni. Questo ha dato anche un'idea all'amministrazione di calibrare il passo. E abbiamo fatto noi il progetto degli arredi, insieme anche ad Antonella Agnoli.
e insieme agli architetti che hanno progettato tutta la struttura. Per cui c'è stato un mix dialettico, a volte conflittuale, però alla fine fecondo, perché gli architetti volevano una cosa figa, la giapponese, tipo Mediateca di Sendai. Noi volevamo una cosa molto più funzionale, e è venuto fuori una cosa abbastanza, diciamo, bella, ma abbastanza funzionale. Queste sono foto dell'apertura, che aveva creato una grossa aspettativa, perché sembrava che questa cosa non arrivasse mai. Anche qui, come vedete, abbiamo elaborato una linea grafica con un concorso di progettazione con una ditta di Modena che governa tutta la linea comunicativa che abbiamo. Quindi i costi di costruzione sono stati 11 milioni di euro e poi un paio di milioni per gli arredi e le attrezzature informatiche. Adesso, vabbè, poi questo file magari ve lo daremo così. Non voglio dilungarmi troppo, se non diventa lunga, ma diciamo che, a parte un secondo livello che qui non vedete di sotto, perché non c'è una centrale termica, funziona con scambiatori di calore, pompe geotermiche, in parte energia fotovoltaica, quindi qui non lo vedete. Qui abbiamo almeno uno, questa zona qua, dove c'è l'unica vera sala studio dove si può esigere il silenzio, ci sono laboratori, anche con piastre cucina, qui c'è un'aula informatica. Quest'area qui invece ha un auditorium, un foyer, una zona incontri e ha un accesso indipendente, per cui può funzionare anche quando la biblioteca è chiusa, anche se comunque la biblioteca è aperta tutti i giorni. Qui poi c'è una zona di ingresso, qui c'è il bar, che ha un doppio ingresso. Al piano superiore c'è l'area ragazzi, l'area musica, una zona uffici, e al piano superiore tutta l'offerta documentaria per adulti, ancora una zona uffici, e una zona di cui parleremo più avanti, anche di Makers Lab e di offerte di opportunità europee per i giovani. Abbiamo mantenuto sotto sotto la classificazione di UI come collocazione, però l'abbiamo rimodulata per aree, quindi la gente si orienta all'interno di aree che ci siamo un po' inventati noi, ma abbiamo anche ripreso le esperienze negli anni che hanno preceduto l'apertura. Abbiamo guardato prima le mediateche francesi, poi al terzo ingresso tedesco, poi le esperienze inglesi degli Idea Store, poi abbiamo aperto, ci siamo persi danesi comunque. Cercheremo di recuperare, anzi sicuramente. Adesso ci sono i finlandesi. Ecco, dobbiamo metterci in palio. Quindi sono, insomma, 6.600 metri quadri, di cui 5.000 di servizi al pubblico. Abbiamo intenzionalmente cercato di comprimere il più possibile gli uffici, per cui la gran parte del personale non ha magari una postazione sua di ufficio, ha delle postazioni condivise in diversi posti, in front office e anche in back office. Ci sono dentro 523 sedute, delle più varie, dei posti standard, ai divani, alle belle poltrone. Wi-Fi gratuito, 33 PC al pubblico, abbiamo lettori multimediali, un pianoforte digitale da suonare dentro, 4 stazioni di autoprestito autoreso con gestione di microchip RFID, per cui è vero che siamo in rete, per cui non tutti hanno gli RFID come tecnologia, però aiuta. Questo è un'inquadratura del secondo piano. Non abbiamo un grande patrimonio, nel senso che abbiamo deciso di fermarci a questo livello, per cui ogni anno tanto compriamo, tanto scartiamo, però diciamo abbiamo 90.000 libri, 11-12.000 CD musicali, 20.000 DVD, un centinaio tra riviste quotidiane. Abbiamo anche fondi storici, anche se il comune di Cinise Global è un comune agricolo, ma diciamo le prime cose sono del 1600. Anche noi aderiamo a Media Library Online, conoscete anche voi, per cui abbiamo 100.000 risorse da audio, film, audiolibri, ebook, riviste. E però appunto facciamo parte del CSBNO, senza il quale anche il Pertini non esisterebbe, per cui la gente è abituata che accede a 1.300.000 documenti, a 40.000 CD musicali, a 90.000 DVD che ci scambiamo, perché il presidente del bibliotecario è fortissimo. Alcuni dati di servizio sono aperti tutti i giorni, domenica, lunedì e martedì il pomeriggio, martedì, mercoledì
mercoledì, giovedì e venerdì, mattina, pomeriggio e sera, e sabato, mattina e pomeriggio. Il giorno in cui si realizzano sempre, noi abbiamo i contaccessi. Quindi da quando abbiamo aperto, l'ora in cui si realizza sempre il picco è alle ore 16 di sabato e alle ore 16 di domenica, sempre. Tutti i mesi, tutti gli anni, come dato. Ma questo lo dico perché aprire la domenica pomeriggio è stato uno sforzo e io avevo contro mezzo gruppo di lavoro. Quindi è stata anche una fatica riuscire ad arrivare a una soluzione condivisa e con l'aiuto del CSDN, però vi assicuro che è uno sbattimento, però funziona. Come potete vedere, gli utenti attivi, cioè nel senso quelli iscritti al servizio bibliotecario, non sono tanti, sono 11.000. Quindi solo il 14-15% della popolazione. E questo dato qui è stabile, cioè eravamo così, eravamo a 11-12% anche nella vecchia sede. Quando abbiamo aperto l'esplosione non c'è stata sui prestiti e sugli iscritti, è stata su questi altri dati. Siamo passati da 250.000 a più di 500.000 di ingressi, che se sono veri, nel senso che li contano le macchine. Poi è chiaro che ci saranno persone che entrano 30 volte all'anno, però insomma, sicuramente sono più di 10.000 persone. E abbiamo ogni anno 26.000 partecipanti a iniziative e un migliaio di attività iniziative nell'anno, cioè ogni giorno c'è qualcosa dei più diversi, poi ve ne parlerà molto meglio la Franca. Il personale sono, io qui ho preferito mettere in FTE, cioè in tempi pieni equivalenti, perché abbiamo molti spezzettamenti part time, per cui le teste sono di più, però abbiamo 17,5 FTE dipendenti comunali per i servizi bibliotecari, 3,5 FTE comunali per i servizi culturali. Se li mettiamo insieme vengono fuori una trentina di teste, però sono spezzettamente. E abbiamo 8,5 FTE dipendenti del sistema bibliotecario per i servizi bibliotecari culturali. Questo è fondamentale, se no non avremmo aperto. Questo è stato messo in chiaro con l'amministrazione prima di aprire. E questo viene regolato da non voglio togliere il tempo a Gianni, comunque sinteticamente un contratto di servizio, che vuol dire che noi, per evitare l'intermediazione di manodopera, che è vietata, noi deleghiamo dei settori della biblioteca al consorzio. Poi in verità non è veramente così tagliato con l'accetta, perché l'integrazione giusta, doverosa, è anche bella. Ma in questo modo evitiamo problemi, insomma, e possiamo dare un appalto, non un appalto, un affidamento diretto al sistema bibliotecario saltando gare, nel senso che io quando faccio l'atto, io dirigente, diamo l'affidamento diretto perché l'azienda è partecipata. Dobbiamo fare una valutazione di congruità, perché non basta l'affidamento diretto, ma noi scriviamo che il prezzo è congruo perché le persone sono assunte con il contratto Federculture e la scriviamo in un altro modo, ma non è giusto tirare il collo alle persone con contratti capestro che poi ti portano persone giustamente demotivate, un po' incazzate, sottopagate, con elevato turnover. Lo si scrive in una maniera diversa, ma diversi atti di questo tipo mai contestati da nessuno. Questo è molto importante, perché sono pienamente giusti e legittimi. Quindi il personale costa 1.000.000 di euro all'anno. Poi abbiamo una dozzina di ragazzi di servizio civile, o di dote comune di garanzia giovani, e una decina di volontari dell'associazione Amici del Pertini di Villa d'Irlanda, dove abbiamo una convenzione con questa associazione. Spendiamo ogni anno circa 70.000 euro per i documenti, 30.000 euro per le iniziative culturali, e poi questo non è tutto il budget, perché poi in effetti al di fuori io seguo altre iniziative, per cui abbiamo anche 30.000 partecipanti ad altre iniziative, spendiamo altri 70.000 euro, ma per iniziative fuori, nei quartieri, in villa. Il Pertini costa, potete vedere, costa 500.000 di utenze varie, di insieme manutenzioni, e l'adesione al sistema costa 63.000 euro. A questo punto passo la parola a Franca, che vi parla delle varie iniziative. Pomeriggio.
Volevo per prima cosa tornare un attimino alla prima slide che aveva come titolo la biblioteca aumentata. Adesso ci saranno una serie di immagini che secondo me raccontano molto di più di quello che io cercherò di non dettagliare eccessivamente per non annoiarvi, ma in qualche modo danno proprio l'idea di un servizio che ha completamente ridefinito i parametri del servizio bibliotecario, quindi una biblioteca aumentata è una biblioteca che in qualche modo, anche per i costi che ha, perché avete visto costa un milione all'anno di personale, circa mezzo milione all'anno di utenze, sono 6.000 metri quadri, è un grosso sforzo da parte dell'amministrazione ovviamente a sostenere tutto questo, il discorso della sostenibilità ovviamente ha impattato nei ragionamenti e nei tempi della costruzione e anche oggi quando dobbiamo programmare l'offerta di servizio con CSDNO e con gli assessorati comunali, di guardare a quello che deve essere assolutamente un obiettivo primario, e cioè quello di aumentare il volume degli utilizzatori. I servizi core delle biblioteche che hanno come indice di impatto circa il, nel migliore dei casi, facciamo dal 15, vogliamo spingerci fino al 18, ma ci stiamo proprio allargando, evidentemente non può essere un dato sostenibile con cui puoi andare a rivendicare risorse o andare a rivendicare una legittimità di fronte a una città che con la fiscalità generale sostiene costi simili. Tutto questo è evidente che ha condizionato fortemente anche tutti i contenuti che sono stati messi all'interno dell'offerta culturale, quindi accanto servizi bibliotecari più tradizionali, la biblioteca in qualche modo ha cercato di decostruire completamente l'immagine del servizio tradizionale per diventare qualcosa di altro, da qui la biblioteca aumentata, il titolo della prima slide, qualcosa di altro che in qualche modo avesse come messaggio, come se sulla porta d'ingresso ci fosse un display continuamente acceso che dice proviamo a fare in modo che nessuno si senta un estraneo. Questo è un po' il messaggio che il Bertini e in generale molte delle biblioteche di CSDNO e comunque il modello di biblioteca di CSDNO porta avanti e promuove con convinzione è quello di allargare di molto appunto il perimetro dei servizi per includere nuovi pubblici. Questo per noi è un principio di sostenibilità economica, ma direi anche quasi un principio di tipo anche rispetto al discorso estremamente importante che faceva Antonella rispetto anche come dire, ai servizi pubblici e al concetto anche di democraticità e di partecipazione, sapendo ovviamente che cittadinanza, partecipazione culturale, diritti di cittadinanza, partecipazione culturale, benessere e capitale sociale, insomma, sono tutti concetti estremamente connessi e quindi evidentemente la biblioteca può giocare un ruolo estremamente importante nella crescita della collettività nel momento in cui in qualche modo include e accoglie. È evidente che nei Bertini, adesso vedrete le immagini, non dico che è un gioco da ragazzi, perché ovviamente non lo è, però ci piace giocare facile, adesso vedrete come sono gli spazi, è un posto meraviglioso, veramente meraviglioso, dove le persone entrano e in qualche modo è anche un posto dove cerchiamo di tenere una bassissima soglia di controllo, e questo fa sì che gli utenti, non solo del prestito, chiamiamo utenti quel mezzo milione di ingresso all'anno, di ingressi all'anno, entrano e in biblioteca trovano molte occasioni di stare un po' come vogliono e di fare un po' quello che vogliono. Dalle sedute alle opportunità che adesso vedrete, diciamo che gli utenti si sono un pochino effettivamente impossessati di questo bene pubblico. È il loro spazio, è lo spazio della vita pubblica cinesellese, quindi insomma, però giochiamo facile, perché adesso vedrete che il posto è la qualità degli spazi è davvero notevole. Smetto un attimo di parlare, faccio parlare le immagini. Queste sono ragazzi delle medie, inizio superiori che studiano. Queste sono l'area dei ragazzi, quindi ci sono mamme, bambini, insomma è sempre anche molto piena di gente, la domenica e il sabato è molto, molto, molto frequentato.
frequentata, qua c'è il pianoforte digitale a disposizione dei bambini, l'accesso ovviamente libero, loro arrivano, lo accendono, c'è un piccolo manuale che spiega molto bene come funziona, possono, hanno le loro cuffie, quindi a disposizione il pianoforte digitale. Come dicevo, una varietà di occasioni di arricchimento culturale, aggregazione e socialità con l'intento appunto di includere nuovi. Le attività culturali, vabbè, mostre d'arte, laboratori creativi, ci sono la possibilità di iscriversi a delle gite, facciamo degli spettacoli con il cosplay, ci sono delle rassegne teatrali, performance di varia natura, ci sono due gruppi di lettura, facciamo attività con le scuole di ogni ordine grado, dai nidi alle scuole superiori, ci sono concerti, gli incontri con gli autori, da soli, vado avanti. Qua abbiamo messo alcuni leaflet, alcuni flyer per farvi vedere appunto la varietà delle manifestazioni, delle iniziative. Queste sono delle mostre, questa è la promozione della lettura per gli adulti, quindi gli incontri con gli autori, la partecipazione al festival letterario che fa il Comune di Milano, i gruppi di lettura, ovviamente gli incontri sulla poesia per il 21 marzo, c'è la parapoesia, righe letterari, incontri di divulgazione, quindi filosofia, astronomia, legalità, abbiamo fatto questa Human Library sui diritti LGBT, generazioni digitali solidali, amici digital, qua mi fermo un attimo perché poi ci torno sul concetto delle alleanze. Questo è un progetto estremamente interessante che nasce da un'idea di Asso Lombarda, quindi dalla sezione lombarda di Confindustria. Sostanzialmente ci sono delle scuole superiori a Cinzello, perché è una cittadina di 75.000 abitanti, quindi c'è un liceo classico, scientifico e linguistico, e poi ci sono un paio di istituti professionali e forse un istituto tecnico, sì, istituto tecnico commerciale, esatto. Con loro facciamo un progetto che parte dalla questione dell'alternanza scuola-lavoro, e cioè abbiamo un laboratorio di informatica dove invitiamo gli anziani per una prima alfabetizzazione, dove però i docenti sono gli studenti. È una cosa abbastanza semplice, cioè molto più complicato organizzarla con la scuola per il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro, che non è in realtà una modalità estremamente spontanea e naturale che sta sotto questo scambio intergenerazionale tra anziani e giovani, che invece riesce molto bene, perché dopo 2 ore di formazione ci sono questi ragazzi che sono degli splendidi docenti, e questo però è un progetto molto interessante che stiamo portando avanti da qualche anno, che ci piace molto. Io devo fare digipassa invece per imparare a usare le slide. Promozione e lettura per ragazzi sono le solite cose, non vorrei banalizzarle. Il Super L è un concorso, il Super L è il super lettore, è un concorso che ai ragazzi piace molto, vengono, prendono dei libri che sono selezionati da un gruppo di bibliotecari, delle aree ragazze di tutte le biblioteche, delle 32 biblioteche del CSDNO, i rappresentanti delle sale ragazze si trovano, scelgono quali dagli altri illustrati ai libri di narrativa per l'infanzia ritengono più adatti per metterli all'interno di un fascicolo, che appunto è un fascicolo del Super L. Questi libri vengono consigliati all'interno di questo concorso di lettura, e poi i bambini hanno degli adesivi per votarli. Questa cosa piace molto, la realtà assoluta, ma piace moltissimo. Quindi quando ci sono le settimane del Super L c'è un picco di partecipazione di bambini che vanno e vendono questi libri e chiedono tutti gli adesivi, e ogni adesivo ovviamente è il voto, quindi c'è il testo che vuol dire fa schifo, la stella che vuol dire splendido, splendente, bellissimo, e poi c'è un po' di testo, non lo so. Ci sono le letture animate del sabato, il progetto Mammalingua. Allora, questo è invece un'iniziativa abbastanza interessante, anche questa sovracomunale, che parte di questa dall'esperienza di inizialmente Nati per Leggere. Bravissima, quella di Ippi, esattamente. E quindi ci sono sostanzialmente
sostanzialmente dei libri che vengono, che sono pubblicati in italiano e nella lingua di origine, la cosa carina è che invitiamo le mamme straniere a leggerli. E quindi ci sono dei pomeriggi in cui ci sono le mamme italiane che leggono il libro in italiano e subito dopo magari la mamma rumena, la mamma cingalese, no, perché non so se abbiamo qui i cingalesi, però ci sono le mamme di delle altre lingue straniere che li leggono e ci sono i bambini che quindi ascoltano, anche se non capiscono, tutto molto, effettivamente molto interessante. In genere per le mamme straniere è un momento di protagonismo che non sempre poi riusciamo in qualche modo a rendere possibile, devo dire. Ecco, questo è un sabato mattino, una lettura abbastanza classica che fanno tutte le biblioteche, facciamo anche noi, però come vedete lo spazio è piuttosto bello, con quel bellissimo divano di moroso costato a un rene, però come vedete fa ovviamente facciamo le feste, insomma i bambini vengono e poi c'è la festa di Halloween. Facciamo un laboratorio di riciclo, comunque diciamo laboratori creativi per bambini di vario tipo. Ecco, cosa importantissima, con CSBNO e solo grazie a CSBNO, perché per i comuni sarebbe dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista educativo assolutamente impossibile organizzare i palinsesti di educazione permanente. CSBNO ha un settore dedicato esclusivamente alla formazione che fa selezione di docenti per l'intera rete bibliotecaria. Le biblioteche diventano quando andiamo a raccontarlo, ovviamente le biblioteche che invece in qualche modo sono un po' stand in alone capiscono che senza cioè se viene questa cosa è effettivamente irrealizzabile, fosse anche solo per le non competenze che avremo noi di selezionare docenti su docenti che vanno dalle lingue al corso di cinema, degustazione vini, fumetto e poi l'affidamento degli incarichi. Tutto questo in realtà per noi avviene attraverso il settore formazione CSBNO, quindi in qualche modo il settore formazione con le biblioteche decide la programmazione a settembre, ogni territorio sceglie più o meno la sua anche in base a quello che in qualche modo la invece già le ricchezze locali, per cui ad esempio non so la biblioteca di Paderno che aveva 3 circoli fotografici che già in qualche modo erano in lotta uno con l'altro, non è che ha messo anche il corso di fotografia, ha fatto in modo che in qualche modo la risorsa locale occupasse già quel tipo di offerta e magari ha ospitato altri corsi che invece erano completamente scoperti. Quindi si fa una programmazione insieme e poi però tutta la parte gestionale e amministrativa avviene in back-end con CSBNO, non sarebbe altrimenti possibile. I corsi sono estremamente importanti, non solo perché lo dice il manifesto UNESCO, ma perché effettivamente portano anche molta utenza, parte della quale non viene magari registrata invece in quel famoso 14,3 di utenti attivi perché frequentano la biblioteca per l'educazione permanente, ma magari o non sono lettori o non sono lettori della biblioteca, dei libri della biblioteca, quindi il prestito non li registra. No, questi sono a pagamento. Questi sono a pagamento, fra le altre cose, soprattutto i corsi di lingua che come dire, in genere sono molto costosi, in un abbiamo fatto più volte in questi anni benchmarking, sono decisamente meno costosi, sono affollatissimi, richiestissimi, ce ne sono di ogni livello, compreso la preparazione al proficiency, al TOEFL, al FIRST, business, inglese turistico, esercitazione d'inglese, quindi ce ne sono veramente di aree, c'è il corso di russo, spagnolo, tedesco, francese, cinese, arabo, portoghese. L'incarico viene dato dal consorzio. Bravissima. Che fa
corsi nelle diverse location delle biblioteche, esatto. Quindi settore... Abbiamo un portale tutto, abbiamo un portale online, esatto. Quindi anche diversamente, non passa per il comune. No, non passa per il comune, tutto viene gestito anche contabilmente dal portale e il portale è di CSDNO. Le biblioteche appartenenti a CSDNO ovviamente hanno questo enorme vantaggio, ma non solo CSDNO. Quello che volevo dire è che il livello, tanto per darvi l'idea, siccome il settore formazione per anni ha fatto anche la certificazione di qualità, loro hanno preso questa buona abitudine, questa buona pratica di fare gli indagini di customer, hanno dei livelli di soddisfazione molto molto alti e tra le altre cose ci sono moltissime persone che frequentano i corsi di lingua e che poi li fatturano alla loro azienda, nel senso che vengono e magari, come dire, lo paga l'azienda il corso. Ci sono poi corsi di informatica anche a livelli molto sofisticati, quindi non solo Office base, ma anche come dire, da Photoshop avanzato, piuttosto che SQL, c'era quello del web marketing, insomma sono anche abbastanza appunto variegati, poi dicevo degustazione vini e storia del cinema, insomma vari anche relativi al tempo libero. Qua nel nostro auditorium facciamo concerti, questo è l'auditorium, 176 posti, un auditorium che viene concesso gratuitamente alle associazioni, alle scuole, in generale tutti gli spazi sono anche molto vissuti dal territorio attraverso il meccanismo che credo sia abbastanza diffuso in quasi tutte le amministrazioni del patrocinio per l'utilizzo gratuito degli spazi. È evidente che per una amministrazione che ha costruito appunto quello che è diventato sostanzialmente l'epicentro di tutta la vita pubblica cinisellese c'è una garanzia di accessibilità pressoché totale. Dopodiché viene anche dato a pagamento, non ovviamente alle associazioni, ma magari a dei privati che lo chiedono per farlo loro. Queste ad esempio sono due rassegne teatrali. Le compagnie filodrammatiche, che è un nome altisonante per dire le avatoriali, però vedete che insomma quante sono, quindi sono 10 spettacoli solo di compagnie amatoriali a Cinisello, quindi stiamo parlando anche di un territorio molto vivace. Amplando invece la nostra rassegna teatrale, tenete conto che quello non è uno spazio teatrale, è un auditorium, una pedana 6x4, quindi stiamo parlando di piccoli spettacoli teatrali senza scenografie, senza niente, ma comunque molto, molto interessanti. Questa è la rassegna di teatro ragazzi che c'è la domenica pomeriggio. Ecco, e poi abbiamo la Gaming Zone, anche questa proposta che è nata sullo stimolo e sulla spinta di innovazione che CSDNO in realtà agisce pungolando un po' le biblioteche che tendono ogni tanto a tornare nella loro comfort zone. Abbiamo però sempre il CSDNO che anche grazie allo sguardo internazionale che decide convintamente di tenere sempre alto, anche questa della Gaming Zone è stata uno stimolo che però Cinisello insieme a molte altre biblioteche di CSDNO ha deciso di in qualche modo di dare attuazione e quindi abbiamo dei giochi da tavolo. Credo che già 4 o 5 biblioteche o 3 o 4 biblioteche abbiano già anche videogiochi con le PS4, cosa che ha portato ulteriore nuovo pubblico, che è quello degli adolescenti che in biblioteca non ci sono. Metti la PS4, loro arrivano, poi in realtà scoprono che il posto è molto più bello e che c'è anche qualcos'altro oltre la PS4. Abbiamo il gruppo Maglia, quindi ci sono le signore che il sabato pomeriggio lavorano a Maglia. E poi abbiamo il Fab Lab, Makerspace, gestito con CSDNO, bibliotecari del Pertini e una cooperativa sociale del territorio e un'associazione culturale. Anche qua, sì, sono i sabati mattina, facciamo il coder dojo con i bambini, quindi questo è un sabato di scratch. Ecco, un'altra delle cose, sto finendo, scusate,
un'altra delle, come dire, delle finalità che tendiamo sempre a portare avanti è quella di non connotare in maniera rigida gli spazi, e quindi proviamo, facciamo anche degli esperimenti, alcuni vengono malissimo perché abbiamo sbagliato completamente a pensare all'allestimento, e quindi, però sperimentiamo, perché anche per noi è un po' utile, perché appunto se no tendiamo un po' a sederci. Soprattutto non vogliamo che gli utenti non abbiano mai il piacere poi di rimanere un po' stupiti, e quindi ogni tanto appunto tango in emeroteca, piuttosto che tutti che dormono in sala ragazzi, e quindi facciamo la notte dei bambini, tutti dormono in sala ragazzi. Questo è abbastanza importante perché è una cosa che diverte gli utenti e tiene un pochino così, ogni tanto c'è un'occasione per sorprendersi. Questa è la rete dei soggetti con cui lavoriamo. A Cinisello c'è un museo di fotografia contemporanea che sta facendo una fatica bestiale a sopravvivere, ma comunque finché esiste, insomma, lo teniamo abbastanza agganciato, e quindi facciamo delle cose insieme. L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha la biblioteca di Ateneo in una villa storica del comune di Cinisello, e quindi anche con loro ci sono degli scambi, soprattutto per quanto riguarda degli incontri di divulgazione. Ovviamente le scuole, che sono i nostri partner e utenti privilegiati, con le associazioni ne facciamo di ogni, ovviamente, perché da un lato loro sono molto, cioè, riconosciamo anche una totale autonomia, ad esempio nella possibilità di chiedere lo spazio per fare iniziative solo loro, e quindi in quel caso la nostra è solo un'ospitalità di qualità. Altre volte invece facciamo proprio le cose insieme, e quindi in qualche modo facciamo dei tavoli di progettazione con le associazioni e le cose nascono insieme. Ovviamente le parrocchie, che sono un altro soggetto, poi abbiamo anche una scuola di musica con cui facciamo delle cose come il museo di fotografia, quindi partecipano anche a siti, vengono a fare i saggi anche come forma di il nostro patrimonio, il nostro pianoforte digitale. E poi gli amici del Pertini sono un'associazione di volontariato culturale. Quanti sono? 100. Sono diventati 100, è vero, settimana scorsa c'è stata l'assemblea annuale, sono diventati 100, circa 10 sono stabilmente fra di noi. Eccoli, in questo caso li vedete in versione mascherata, nel senso che loro si chiamano Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda. Villa Ghirlanda è quella che Giulio vi raccontava essere la villa in cui c'era la vecchia sede della biblioteca, è di fronte al Pertini, perché oltre che essere un posto magnifico ha anche un'ubicazione pazzesca, perché nel centro del paese, dietro al comune, davanti a Villa Ghirlanda, di fianco al Museo della Fotografia, davanti alla ferrotramvia che porta a Milano. Loro, che sono appunto anche amici di Villa Ghirlanda, fanno spesso delle letture vestiti da famiglia Ghirlanda Silva, e quindi li vedete così ambientati, sono bravissimi, si divertono un sacco, ed effettivamente però sono di grande aiuto alla collega che poi fa iniziative in villa, che spesso ovviamente riguardano anche la storia della villa, e quindi in qualche modo loro sono tutti sì, molto. Sono già quelli del 700. Sì, esatto, sono loro. In realtà è lui Ghirlanda Silva. Ultima, scusami Giulio, ecco, volevo dire che poi l'ultima cosa che abbiamo fatto è una call for ideas, nel senso che abbiamo detto il Pertini in qualche modo è a disposizione, mette a disposizione gli spazi e il supporto organizzativo e, nel caso sia necessario, qualche competenza nostra, per tutti i cittadini che hanno qualcosa da proporre. Abbiamo aperto questa call, non gli abbiamo detto che gli avremmo dato dei soldi, loro non se li aspettano, noi glieli daremo, nel senso che poi non è che li facciamo pagare la SIAG, ad esempio, se vengono a fare uno showcase, piuttosto che, però in qualche modo quando abbiamo aperto la call non era diamo degli incarichi, ma se avete qualche cosa da dire, qualche sapere da condividere, qualche passione che volete mettere a disposizione della vostra città, il Pertini è qui che vi aspetta e che vi dà una mano per. Anche questo è sempre un modo per far sentire i cittadini più partecipi, protagonisti.
quando non è... è all'integrazione, ecco. Nel caso del Bertini non è una sostituzione, non è il concetto di sussidiarietà tipicamente lombardo, ma in realtà è una piena integrazione. Quindi sappiamo di essere privilegiati, effettivamente lavoriamo in un posto magnifico. Siamo molto contenti. E quindi seguiteci su tutti questi canali, compreso Instagram, che è bellissimo. Mi raccomando, è più bello.